lo riconobbero dopo. Ecco, è tutta questione di ordine. Gesù è presente sulla strada della nostra vita, dentro le nostre esperienze, ma i nostri occhi tante volte sono impediti di riconoscere. Eppure, ecco, vorrei collegarmi con l'esperienza che vivremo questa sera, eppure sulla nostra strada ci sono delle persone che sono un segno evidente della sua presenza, che hanno il potere di lasciare sprigionare dalla loro vita un'energia di speranza e di amore capace di contagiare. Sono i cosiddetti giganti, sono quelli che l'hanno visto, sono quelli che, proprio perché l'hanno visto nella loro esperienza, sono capaci di smuovere l'esperienza di tante persone. Pensiamo a Dolores Benz, pensiamo a Giovanni Paolo II, pensiamo a Madre Teresa di Calcutta. Ma io vorrei considerare giganti anche quegli uomini che Gesù chiama i piccoli. I piccoli di cui ha fatto il regno di Dio, dice Gesù. I piccoli sono quelle persone semplici che sono sulla nostra strada e che generano speranza perché vivono la loro vita nel dono di sé, nel bene, perché gli danno la passione per vivere. Anche questi sono i giganti, sono segni di speranza sulla nostra vita. I nostri occhi devono vedere allora questa presenza. Questa sera la limiterei proprio a questi testimoni di speranza, perché quando si incontrano queste persone allora viene la domanda: ma perché questa non può essere anche la mia esperienza? Perché non può essere l'esperienza di ognuno di voi, la mia esperienza, di aprire gli occhi per vedere questi testimoni del risorto, per dire: ecco, da loro lascio che la speranza entri in me, che Gesù diventi speranza viva. Questo è il mio augurio per questa sera, ma è il mio augurio di Pasqua per ognuno di voi. Ora il Vescovo benedirà le palme, visto che siamo già nella giornata delle palme, poi verranno distribuite a voi tutti, mentre verrà svolto anche un canto. Preghiamo. Accresci, oh Dio, la fede di chi spera in te, e concedi a noi, tuoi fedeli, che recchiamo queste palme, questi rami, in onore di Cristo trionfante, di rimanere uniti a Lui per portare frutti di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Scusate. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E ora, mentre viene fatto il canto, la Vescovo e altri distribuiranno a voi tutti.